Buon Natale a tutti, speriamo di poterci rivedere, riabbracciare, scambiarci due parole, un sorriso, il prima possibile. Noi, attraverso anche quelle che sono le iniziative che si stanno mettendo in piedi, penso e credo che questo possa succedere il prima possibile. Quindi buon Natale e un buon 2021 e speriamo di poterci rivedere in presenza il più velocemente possibile, insieme a tutti voi. Auguri, buon Natale, riscopriamo l'essenza del Natale, riscopriamo anche la necessità della coreografia che fa da contorno a questa festa e sentiamoci anche impegnati a far fronte alle necessità materiali che ci saranno nei prossimi mesi. Con questo, auguri di cuore, la nostra speranza, la nostra fiducia è che il Signore che viene Natale è l'Emmanuele, cioè il Dio con noi e se Dio è con noi, abbiamo tutto il coraggio per affrontare tutte le situazioni possibili. Grazie, buon Natale. Gli auguri con la speranza di potersi rivedere tutti qui dentro, anche fuori dal teatro, per poter riprendere una vita normale che ormai per troppo tempo ci è stata condizionata da una situazione che tutti sappiamo. Grazie. Il mio ringraziamento alle autorità civili e religiose che sono intervenute, il mio saluto e il mio augurio a tutti coloro che vorranno seguirci in questo regalo che l'Accademia vuole fare, il mio ringraziamento a chi ci sostiene, ai soci e volontari che realmente pensano a tutto. Quindi il Teatro Persio Flacco si sostiene grazie alla sua Accademia. Per noi è un piacere dire questa è Volterra, benvenuti ogni volta che si potrà farlo, speriamo presto. Con piacere io chiamo il direttore artistico Sandro Querci e entriamo nel vivo di questa rappresentazione con i nostri ospiti che potranno rappresentare meglio di me quello che è lo spirito del Natale. Sandro, prego. Grazie, ringrazio il presidente dell'Accademia Davide Arcieri e mi unisco a lui nei ringraziamenti. E voglio iniziare questo nostro augurio citando un piccolissimo brano, uno stralcio di Curzio Malaparte da Maledetti Toscani, nel quale parla di Volterra, anche in altri passi parla di Volterra, ma questo è particolarmente identificativo. Dalla finestra della macelleria si vedono le rosse torri lucenti del mattino, i tetti di corallo antico, gli olivi che s'alzano dai poggi come una lieve nebbia argentea, e i campi, i vigneti, i boschi dorati della montagnola laggiù, verso Volterra. E il cielo sulla Val d'Elsa nel colore e dal colore delle foglie dei versi e i cavoli neri negli orti ricciuti come il nero pelame della fronte di un toro. Si parla di Volterra in questo scritto e in tanti altri scritti. E così vi volevo accogliere. E nell'augurarvi un buon 2021 e un felice Natale, iniziamo subito il nostro concerto con dei brani intramontabili e anche dei brani natalizi che ci allieteranno il cuore. Voglio presentare qui la meravigliosa pianista Maria Teresa Guarracino. Buonasera Maria Teresa. Albe. Buonasera. Buonasera a tutti. E il primo cantante, il primo esecutore di questo concerto, il tenore Giovanni Cervelli. Prego, vi auguro un buon ascolto. Hello.
luceva alle stelle. Oleggiava la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena. Entrava ella fragrante, cadea fra le braccia, o dolci baci, o languide carezze, mentre io fremente le belle a Giovanni Cervelli. Abbiamo iniziato subito, insomma, con una romanza di sostanza, e adesso andiamo al soprano Deborah Vincenti. Buonasera Deborah, prego. Thank you.
Torno curioso, dammi l'abbraccio, mia piccina. Obbedisco, signor. Che m'ami di? Io Thank you.
Oh!
nessuna dorma, nessuna dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca di no, quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Luce dona legge
conclave, la terra es libre, le siale tu vert. Il vuotam frer, unete con esclave, la terra unisse con scende. Follia, follia nel mondo, ciò che io ne piace.
Ringraziamo per la meravigliosa serata e interpretazioni Maria grazie. Teresa Guarracino. Grazie a voi, auguri, buone vacanze a tutti, pieni di gioia, serenità e salute. Giovanni Cervelli. Un saluto a tutti, buone feste. E Deborah Vincenti. Grazie, buon Natale a tutti. Io vi ringrazio e vi saluto anche a nome dell'Accademia dei Riuniti e vi auguro veramente un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie. Grazie. Però non andate via, aspettate un attimo. Siamo ancora in onda? Allora, il Teatro Perzio Flacco vi vuole omaggiare di questo, sì. Diciamo, portacandele che è Illumina e fa parte di un progetto di valorizzazione dell'alabastro che nasce con, certo, le Arnioni che sono installati in Piazza dei Priori. E questa è una strenna natalizia che è proprio all'interno di questo progetto, fatto da dei designer che la nostra amministrazione comunale, insomma, ha portato avanti, uno dei tanti progetti di questo grande percorso che l'amministrazione comunale sta facendo per Volterra, capitale della cultura. Questo è un ricordo di Volterra. Grazie. E spero che unisce la tradizione volentieri e l'attualità. Sì, sì, grazie. Prego. Graditissimo, grazie mille, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. A tutti.